Andrea Del Duca, direttore di Ecomuseo. Questa mostra, un'antica storia di libertà, in due parole. Sì, è un racconto per pannelli e per documenti e oggetti di quello che è stata questa straordinaria esperienza durata praticamente sei secoli di libertà, di autodeterminazione all'interno di questo feudo sotto il vescovo di Novara, come diciamo che racconta della Riviera, ma in cui le autonomie e la possibilità diciamo di autodeterminarsi da parte delle popolazioni del territorio di Novara d'Orta erano molto importanti. Però ho imparato da Heinz Grill, che ha sviluppato questo yoga, dando un contesto di bellezza, tra l'altro nelle posizioni yoga. La famiglia Tornielli è una famiglia importantissima per Ameno. Sono dei pannelli che descrivono la storia di alcuni personaggi della famiglia. All'interno si trovano anche una selezione di sculture di Giancarlo Bedoni. Possiamo svelare, no? La mostra, aprire gli ingressi, allora si entra da questa parte, si fa il giro e si esce poi di lì. Dichiariamo ufficialmente aperte le mostre.